Corri in offshore dal 2003. Un campionato avvincente e molto agguerrito. Questa è una barca lunga 8,30 m, larga 2,38 m, pesa 900 kg, è fatta in fibra di carbonio e questa è l'ultima evoluzione del 2011 e puntiamo tanto su questa barca perché ci ha dato grande soddisfazione. Quando alzano la bandiera verde inizia questa grande competizione con i 15 o 20 avversari, ma anche contro il mare, che ogni giorno, ogni gara, ogni bordo è completamente diverso dagli altri. Non solo dobbiamo pensare a condurre l'imbarcazione all'estremo, al massimo, ma anche contestualmente dobbiamo pensare ad arrivare in fondo e devo dire è molto dura, però la soddisfazione è grande. Sì, è vero, noi alcune volte rischiamo tanto, però io di questa imbarcazione mi fido e quando sono là do tutto. Ambizione, affidabilità e ricerca e sviluppo. Queste sono le tre parole chiave per poter puntare alla vittoria in offshore. Dietro le quinte di un'elica c'è stato tantissimo lavoro e ogni elica c'è molta lavorazione individuale sia per le condizioni meteo, per il pilota e per le caratteristiche della barca. Ce ne abbiamo tantissime, ma ce ne vorrebbero tante altre. Un parco eliche potrebbe fare la differenza tra un team e un altro perché è molto importante. La nostra aspettativa è nel 2014 vedere i nostri piloti sul gradino più grande del mondiale, questo è il nostro sogno. Il prossimo anno devo e voglio portare questa imbarcazione su tutti i podi nazionali e internazionali, perché no? From the donut shop, serving coffee with the sweetest smile in town.
She used to wear that red tee top with a spell that says out.